Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi video unboxing dedicato ai Funko Pop o Funko Pop o ognuno li chiami come diavolo gli pare e piace. Però prima voglio precisare una cosa che non ho mai precisato. Spesso mi vedete con gli stessi vestiti, non perché sia un fituso, ma perché registrando 3, 4, 5 video tutti nella stessa giornata ho sempre gli stessi vestiti e poi vengono frazionati durante le settimane questi video. Quindi più che altro per quello. Prima magari perdevo più tempo perché ci tenevo a cambiarmi ad ogni video, però ho capito che alla fine non penso che per voi faccia grande differenza il fatto che io abbia una camicia blu, una camicia rossa. Sto girando i video uno dietro l'altro e quindi avrò sempre questa camicia probabilmente per qualche tempo. Ora passiamo al video unboxing. Premessa: questo video unboxing è stato totalmente inaspettato perché questi Funko Pop non li ho comprati io. Un paio di giorni fa mio fratello è tornato a casa con una busta di GameStop, questa busta qui. Io non ho mai comprato Funko Pop da GameStop perché li vendono a prezzi molto cari, molto alti, siamo circa 17 euro a Funko e io li compro solitamente su Amazon, come sapete, intorno ai 10-11 euro a pezzo. Però lui ha voluto farmi questo regalo e mi ha comprato la serie intera di Funko Pop di Friends, che a me è uno dei telefilm che piace di più in assoluto. Li ha presi perché ha trovato una buona offerta che ancora dovrebbe essere in atto in tutti i GameStop, 3 Funko Pop al prezzo di 2, quindi facendo questa combinazione lui ne ha acquistati 6, ne ha pagati solamente 4 e quindi è riuscito ad abbassare il prezzo come quelli di Amazon praticamente, però soltanto con la differenza che qui li ho avuti subito, mentre su Amazon passa anche un mese e mezzo per arrivare, perché arrivano solitamente dall'America quelli che costano meno. Ora andiamo ad unboxarli, non li ho ancora aperti, come sapete io li tolgo dalle scatole, ecco qui la bustona e cominciamo a prenderli. Il primo è questo qui, il numero 265 di Joe Tribbiani. Joey è uno dei miei personaggi preferiti della serie di Friends, mi faceva ridere un sacco, era un po' italiano, era una specie di bastardimento americano-italiano, mi piaceva parecchio come personaggio, era un po' stupido, però è quello che ha avuto anche il finale un pochino più triste secondo me di tutta la serie. E qui lo troviamo con in mano la sua occhietta, credo sia un'occhietta, un'anatra, non lo so. Non mi ricordo, nel telefilm lui aveva un'oca, un'anatra, e mentre Chandler aveva un altro pennuto. Ora non ricordo se fosse un anatroccolo quello di Chandler, una papera, quella di Joey. Comunque a me piace molto, somiglia parecchio. Ora magari metto una foto di Joey, se trovo del mio personaggio metterò qui una foto vicino, con magari con la stessa posa, vediamo quello che riesco a trovare. In faccia somiglia, devo dire, anche perché i capelli, il ciuffo è molto simile a quello di Joey, la testa gira, sono fatti bene, i Funko Pop sono fatti sempre bene, sono dipinti bene, ogni tanto ne capita qualcuno un po' fallato, però si può sostituire, quindi va bene. Questo mi piace parecchio. Passiamo al prossimo, che è quello di Phoebe Buffay. Anche lei è uno dei personaggi più divertenti della serie TV. Molti di voi forse neanche sapranno cos'è Friends. Siete più piccoli di me la maggior parte, quindi magari non l'avete visto, lo conoscete per sentito dire. Penso che in pochi dei miei iscritti l'abbiano seguito veramente tutto come me. Fatemi sapere nei commenti se eravate fan, se lo vedete, se lo state vedendo adesso. Ecco qui Phoebe con la sua chitarra, intenta a cantare sicuramente la sua canzoncina Gatto Rognoso, che mi faceva ridere un sacco. Anche quella è molto simile, capelli biondi, la chitarra, anche l'abbigliamento con i suoi stivali. E poi questa è la cosa che mi è piaciuta, è che sotto ha una base per farla stare in piedi, a differenza di Amy Farrah Fowler che ho qui di Big Bang Theory, che invece nonostante abbia i piedi molto simili a quelli di Phoebe non ha la base e infatti cade ogni 3 secondi. La metto qua se riesco a farla stare in piedi. Ok, quindi bella la cosa della base, mi piace. Passiamo al prossimo, Monica Geller, la sorella di Ross e moglie di Chandler.
spero di non fare spoiler a nessuno, visto che sono passati tipo 10 anni da quando è finito il telefilm. Anche lei ha la base, buttiamola a terra, ecco qua, ed è vestita da chef. Questo è quello che mi è piaciuto meno, devo dire, perché il personaggio non è somigliante al 100% ed è stato caratterizzato dal vestito da chef, che è fatto molto bene, ha anche la padellina in mano. Giustamente non sono personaggi riconoscibilissimi perché sono persone normali, non hanno segni caratteristici particolari, quindi hanno caratterizzato lei con il suo lavoro, come Chandler e Joey tramite la paperella e l'anatroccolo. Però nonostante quelli abbiano soltanto una paperella e un anatroccolo in mano, sono molto più somiglianti rispetto a lei che è vestita da chef, che poi se non sbaglio fa questo lavoro solamente nelle prime stagioni. Ora cercherò di trovare un'immagine di Monica vestita da chef e di mettervela accanto, però nonostante ciò il pop merita, è bello. Passiamo al prossimo. Chandler Bing, numero 264. Le scatole sono belle, mi piacerebbe tenerli nelle scatole, però occupano tanto spazio e poi non si vedono benissimo quando li mettete esposti. Magari poi si formano file su file e si perde un pochino la bellezza del pop e non si riesce a vedere. Ora, vabbè, ciao. Ecco qua Chandler, lo mettiamo vicino al suo migliore amico Joey. Eccoli qua, come vedete entrambi con l'animaletto in mano. Anche nel caso di Chandler molto somigliante, qui ha tutte le dita, speravo togliessero la falange perché l'attore non ha una falange, però carini, messi assieme. Comprati singolarmente, questi di Friends secondo me non hanno molto senso, infatti non li avevo mai acquistati per questo motivo, perché dovevo affrontare una spesa enorme comprandoli tutti e 6 e non li ho mai presi, mentre mio fratello mi ha fatto questa bella sorpresa e me li ha portati tutti e 6. Tutti insieme stanno bene, singolarmente non lo so. Ora passiamo all'altro, anzi mettiamo la foto di Chandler vicino al Funko così vediamo la somiglianza. E ora passiamo al quinto, che è Ross Geller, numero 262, sempre Friends della serie Pop Television. Qui dietro vediamo tutti e 6 i personaggi della serie, credo non ne usciranno altri visto che non è che ci siano molti altri personaggi rilevanti all'interno della serie TV. Prendiamo questo, eccolo qui. In questo caso Ross Geller ha attaccato alla gambina la sua scimmietta. Spero vi ricordiate che lui per tanto tempo nella serie TV ha con sé una scimmietta. Quindi questa cosa di caratterizzare i personaggi maschili con gli animali l'ho trovata molto intelligente come cosa, anche perché, come vi dicevo, sarebbe stato semplicemente un personaggio molto anonimo togliendo la scimmietta. Vedete, non sarebbe stato riconoscibile per niente, mentre invece così è molto più riconoscibile. Anche questo, bello, messo assieme agli altri, da solo, insomma. Passiamo al sesto e ultimo Funko Pop, che è quello di Rachel Green. Jennifer Aniston, per intenderci. Quindi questo l'ho trovato il più bello e il più somigliante, è il 261 della serie. Anche lei alla base, sì, anche lei alla base a piedi. Ok, eccola qui Jennifer Aniston, come era nelle prime stagioni della serie TV, col grembiule del Central Perk, la tazza famosa del Central Perk. Ha anche le mesh, il funko, questo è fatto benissimo, credo sia il più bello di tutta la serie di Friends. Mi è piaciuto parecchio rispetto agli altri, perché mi ricorda molto Jennifer Aniston con la sua divisa. Mettiamo anche in questo caso la foto, spero di trovarle, se no vedrete me che dico metto qua la foto, invece non metto niente. Mi è piaciuto parecchio. Questo anche. Questo regalo che mi ha fatto mio fratello mi ha stupito, mi è piaciuto tantissimo, sono rimasto a bocca aperta. Uno dei regali più azzeccati che mi abbiano mai fatto in generale, credo. Quindi ragazzi, mi faceva piacere mostrarveli. Io ogni volta non so come farvi vedere Funko Pop perché è un po' complicato. Magari adesso faccio una foto a tutti e 6 personaggi messi assieme e la metto qui sopra.
E niente, tutto qui, spero vi sia piaciuto il video, mostrarvi è sempre complicato, non so mai qual è il modo giusto per farveli vedere, spero che così vi piaccia, vi sia andato bene, fatemelo sapere nei commenti, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti, commentate, mi piace, condividete, vi dico sempre le stesse cose, mi raccomando, così il canale continua a crescere e vi ringrazio per tutti i risultati che mi state facendo avere, quindi ragazzi grazie e ci vediamo al prossimo video, ciao!